Gara da non sbagliare, c'è in palio l'accesso alla finale. Chi perde è fuori. Ci siamo finalmente, sta per cominciare questa attesissima semifinale, squadre già in campo, si attende il segnale dell'arbitro. Il clima qui all'interno dello stadio è caldissimo, speriamo di assistere a una gara degna di questa meravigliosa cornice. Io non ho ancora salutato Stefano Nava, qui con me, lo faccio adesso. Stefano, sei carico? Ah beh, ti eri dimenticato Pier, eh? Carichissimo sono, non vedo l'ora che l'arbitro fischi l'inizio. Sono proprio curioso di vedere cosa sapranno regalarci le due squadre in campo oggi. C'è una finale da conquistare, una competizione da onorare nel migliore dei modi e fino in fondo. Tutto pronto per la sfida tra Udinese e Milan. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match, vedremo come se la caverà. È in grado di sfruttare al meglio il cross in aria dei compagni grazie alla sua ottima elevazione e all'abilità nel gioco aereo. Squadra un po' criticata perché magari concede poco allo spettacolo, preferisce rintanarsi in difesa e prova semmai a ripartire. È vero, tendono a schierare parecchi elementi dietro la linea della palla quando non hanno il possesso, quasi a voler invitare l'altra squadra a scoprirsi. Vedremo se sarà così anche oggi. L'allenatore sembra orientato anche oggi a metterla sul piano fisico attraverso il pressing, questo almeno a giudicare dallo schieramento iniziale. Pressare a tutto campo non è uno scherzo, Pier, bisogna farlo in maniera collettiva, organizzata, altrimenti rischia di diventare uno sforzo inutile. Dovranno dosare bene le energie per mantenere la lucidità fino in fondo. Il Milan, squadra reduce dall'importante vittoria esterna nell'ultimo turno contro la Roma. Sono reduci da un perentorio 4-0. La sensazione è che possano portare a casa i tre punti anche oggi. Leonardo San Milano è l'arbitro di questa gara. Semifinale che ha avuto inizio, due squadre a caccia della finale, ma solo una la otterrà. Partita molto sentita, le dichiarazioni della vigilia non lasciano dubbi sul fatto che entrambe daranno il massimo oggi per portare a casa il risultato. Samir. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Musacchio. Bonucci. Antonelli. Andre Silva. Punta l'area. Ottimo intervento del portiere. Sarà dunque calcio d'angolo per il Milan. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Una conclusione respinta con grande abilità e tecnica dal portiere. Occhio al corner. Buono l'anticipo del difensore. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Abate. Occhio all'avanzata del Milan. Palla vagante. Occhio che guadagna metri. Andre Silva! Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Vediamo qui la reazione del tecnico dopo l'occasione mancata. Poteva essere il gol del vantaggio. Berami. Widmer. Jankto.
Palla che diventa rossonera. Si avvicina all'area. Conclusione da vedere e rivedere, Stefano. Gol di rara bellezza. Mamma mia, Pierre, ma se colpiva il portiere rischiava di mandarlo in porta con tutta la palla. Pazzesco. A memoria non ne ricordo molti altri così potenti. È un gol che dimostra ancora una volta le straordinarie doti balistiche di questo giocatore. Quanto mi piacciono questi gol. I gol più spettacolari, le conclusioni dalla distanza. Gli hanno lasciato troppo spazio e lui ne ha approfittato. È una rete questa che vale da sola il prezzo del biglietto. Un missile che ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Si riparte a giocare con i rossoneri del Milan, che adesso sono avanti. Yangto. Berami. Conti. Andre Silva. Occhio, cerca l'area di rigore. Ci prova da lontanissimo. Grande parata. Super portiere. Ci sarà calcio d'angolo per il Milan. Era un bel tiro, potente, ben indirizzato. Portiere però sicuro. Ha visto partire la palla, ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. Occhio al pallone in mezzo. Bonucci! Conclusione da rivedere, da posizione che era oggettivamente interessante. Un gol mangiato, non si possono sprecare certi palloni da quella posizione. Bonucci. Varagna metri. Andre Silva. Prova la botta. Si porta a più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Avevano già creato diverse occasioni da rete, normale che prima o poi arrivasse il gol. Pier, tu non sbagli mai, sottoscrivo in pieno. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Yangto. Berami. Occhio al suo movimento. Palla schizza via dopo il contrasto. Conti. Va con il possesso palla. Attento qui il portiere che recupera il pallone senza difficoltà. Andre Silva. Andre Silva! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. E il pallone se ne va via. La rimette dentro. Che gol! Splendida rete! Gol da grande opportunista, facile da lì, ma bisogna essere al posto giusto nel momento giusto. Milan che sta chiudendo definitivamente i giochi, sta giocando una grande partita. Sì, oggi proprio una grandissima giornata, io mi sto proprio divertendo. È una partita a senso unico, davvero. Buffal. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Ci sono metri a disposizione. Prova addirittura la conclusione. E il pallone esce di pochissimo. Hanno fatto ciò che volevano nei primi 45. Gli avversari sono in grande difficoltà. Se non si danno una svegliata, rischiano di dire addio alla possibilità di disputare la finale, ancora prima di scendere in campo nel match di ritorno.
inizia la ripresa di questa semifinale. In palio c'è un biglietto per la finalissima. E entrambe le squadre mi sembrano uscite dagli spogliatoi dopo l'intervallo belle cariche, belle toniche. Speriamo di assistere a un bel secondo tempo. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Prova da casa sua. Pallone che finisce fuori davvero di nulla. Portiere ha rischiato parecchio qui. Stava già per esultare per una prodezza dalla distanza, ma rimanda l'appuntamento con il gol. Non mi sarei mai aspettato questa conclusione da distanza proibitiva. Non ha trovato il gol per pochissimo. Punta l'area. André Silva. André Silva! E c'è il gol del Milan! Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Tecnico che appare visibilmente rilassato a bordo campo ora, risultato che non sembra al momento in discussione. È una gara a senso unico questa ormai. Yangto. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. Occhio alle sovrapposizioni. Pellegrini. Ottima lettura, recuperano il pallone. Abate. EA Sports vi offre una loro partita casalinga, valida ovviamente per il campionato di A. Guadagna metri verso l'area, tocco verticale interessante. André Silva! Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Niente da fare qui per il portiere su questa conclusione angolatissima. Ha trovato un gol di sponda. Grande gol con la palla che è entrata dopo aver picchiato contro il palo. Risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore. Finora c'è stata una sola squadra in campo. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Berami. Chiude bene il triangolo. Occhio, cerca l'area di rigore. Buffal. Qui il difensore ha delle responsabilità. Comoda uscita del portiere. André Silva. È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa. Il merito è tutto degli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. Occhio all'avanzata del Milan. Stefano, che ne pensi della prossima partita del Milan? Sarà di fronte all'Inter nel prossimo incontro di A. Si preannuncia una partita equilibrata. Credo che dipenderà molto dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo. Dembélé. Abate. La spinta rossonera lungo la fascia. La difesa alla meglio e allontana il pallone. L'allenatore opta per un doppio cambio.
Ci sono metri a disposizione. Salta il difensore. Ci ha messo una pezza qui il portiere. È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Si accomoda in panchina. C'è il boato, come sentite, del pubblico. Evidentemente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Beh, ha poco da rimproverarsi. Oggi è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. Occhio al corner. Attenzione, perché c'è una nuova possibilità. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Occhio, perché ci sarà un cambio. Punta l'area. Grande chiusura difensiva. Conti. Ancora 5 minuti da giocare. Riceve palla in posizione arretrata. Calabria. Conti. André Silva. Mbappé. Mbappé! Portiere che blocca senza problemi. Sono 3 i minuti di recupero. Buffal. Puntuale qui il difensore nel recupero. Match che finisce qui. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha fatto la differenza in campo mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita, Pierre. Hanno iniziato davvero bene questa semifinale, Stefano. Sì, ora potranno affrontare il ritorno con maggiore tranquillità.